Siamo sicuri della freschezza delle uova che mangiamo? Lo vediamo in questo video. Benvenuto sul mio canale, mi chiamano Orso, sono un ragazzo nato e cresciuto in città, da qualche anno abbiamo cambiato vita, ora viviamo in campagna e in questo canale ti faccio vedere le meraviglie di questa nuova vita. Torniamo alle uova. Se mi hai seguito in altri video saprai che ho un piccolo pollaio, solo ovaiole, sono 6 galline. Noi abbiamo coperto il fabbisogno delle uova per quanto riguarda la mia famiglia, siamo solo in 3. Ora, cosa è successo? È successo che io ho un pollaio, ti lascio poi il link in descrizione, con la parte della cova separata e all'interno della cova ho la paglia. Nei giorni scorsi un po' di paglia è caduta sul piano inferiore del pollaio, non me ne sono accorto e abbiamo scoperto che le galline hanno deposto alcune uova su questo letto di paglia. Ora, io lo so che sono passati pochi giorni, però se dovesse capitare che uno se ne accorge dopo qualche giorno, dopo qualche settimana anzi, è importante sapere se le uova sono ancora buone o no. Quindi adesso, con un modo empirico ma efficace, vediamo un attimino la bontà delle uova, se sono ancora pronte per essere consumate e a che punto sono come stadio di invecchiamento. Piccola premessa: l'uovo all'interno è formato da tuorlo e albume e poi vi è una piccola camera d'aria. Questa piccola camera d'aria, col passare delle settimane, tende ad ingrandirsi, quindi aumenta la quantità di aria che c'è all'interno del tuorlo e questo cambia la posizione dell'uovo all'interno di una boccia d'acqua. Quindi noi faremo le prove semplicemente con una boccia d'acqua. Vi sono altri modi per vedere la bontà dell'uovo, ad esempio scuotendolo non si deve sentire all'interno nessun tipo di rumore, non deve sbattere nulla, perché se sbatte dentro il tuorlo vuol dire appunto che la camera d'aria è diventata più grande di quella che dovrebbe essere e quindi lo possiamo già buttare. Le uova possono essere consumate fino a 28 giorni dalla data di deposizione. Il fatto se conservarle o meno noi in frigo, c'è un bellissimo video di Dario Bressanini che spiega esattamente come conservare le uova. Io personalmente le conservo in frigo, anche se sono di produzione propria. Potrei benissimo conservarle fuori dal frigo. Qual è il trucco? Il trucco è quello di non far mai cambiare repentinamente la temperatura da caldo a freddo alle uova, perché sul guscio esterno si potrebbe creare della condensa che potrebbe favorire il proliferarsi del batterio della salmonella. Ecco perché noi che le produciamo in proprio potremmo anche tenerle fuori dal frigo, perché tanto non abbiamo questo sbalzo termico. Tornando a noi, allora vi dicevo, il primo metodo è quello di muoverle. Ecco, se non si sente nulla all'interno come questa, significa che la camera d'aria è molto piccola e quindi sono ancora fresche. Un altro metodo per vedere se l'uovo è ancora buono, questo è un metodo veramente semplice, è alla portata di tutti, vi consiglio di farlo se avete il dubbio sulla freschezza delle vostre uova. Si mette un po' di acqua dentro un recipiente, delicatamente si lascia l'uovo. Ecco, se l'uovo rimane al fondo così, mi avvicino e vi faccio vedere meglio, significa che l'uovo è fresco, ha pochi giorni di vita e quindi lo possiamo consumare tranquillamente. Ora, io ho provato tutte le mie uova prima di fare questo video e tutte assumono questa posizione, quindi so benissimo che le mie uova sono fresche. Quindi adesso vi simulo le varie posizioni che possono assumere le uova e poi vi dico più o meno i tempi di freschezza. Allora, se l'uovo scende sul fondo così, ma tende a inclinarsi leggermente, è molto fresco, però ha qualche giorno di vita, una settimana circa è stimata. Se invece l'uovo scende sul fondo ma rimane in piedi così, ecco, le settimane cominciano a essere quasi 2, quindi è ancora molto fresco, si può consumare, però sappiamo che ha qualche giorno, dovremmo consumarlo il prima possibile. La situazione peggiore è se l'uovo rimane a galla, torna su e galleggia in qualunque posizione esso sia. Ecco, in questa posizione lo prendete e lo buttate perché non è più buono, ha superato i 28 giorni. Un altro metodo olfattivo per vedere se l'uovo è ancora buono, però lì è veramente poi solo da buttare, e l'uovo invecchiando comincia a puzzare di zolfo e lo si sente dall'esterno, odorando proprio il guscio. A quel punto proprio andiamo verso l'uovo marcio. Un altro metodo per vedere se l'uovo è ancora buono, ma questo lo si può vedere solo nel momento in cui si va a rompere, quindi non è un'azione preventiva, quindi lo vediamo al momento della cottura, della preparazione, insomma, è quello di romperlo e vedere la qualità e la consistenza del tuorlo e dell'albume. Ecco,
Ora mi avvicino e vi faccio vedere. L'albume, lo vedete, è consistente, non si sfalda, rimane lì ben delimitato. E anche il tuorlo, se lo tocco, è elastico, non si rompe. Questo è un uovo molto fresco, a pochi giorni di vita. Se invece l'albume tende a sfaldarsi, o peggio, il tuorlo a sua volta perde la sua forma e si allarga nel piatto, ecco, a quel punto l'uovo secondo me lo potete benissimo buttare perché ha perso la sua consistenza. Come vedete il video è stato veramente molto breve, spero che vi sia stato utile. È importante per noi che produciamo uova per la nostra famiglia, e ovviamente non abbiamo la data di scadenza sopra, avere dei piccoli accorgimenti per cercare di consumare uova sempre fresche. Ecco, nel dubbio appunto si fa questa prova empirica, lo facevano anche le nostre nonne, quindi non abbiamo inventato nulla e possiamo continuare a consumarle in tranquillità. Ecco, detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video e vi invito, se vi va, di andare a vedere il mio blog unorsoincampagna.com. Lì troverete articoli anche al di fuori dei video di YouTube, quindi approfondimenti, storie di vita. Se volete rimanere in contatto con me qui su YouTube, vi invito a iscrivervi e a cliccare sulla campanella, così YouTube vi manderà poi l'email per ogni video nuovo che farò. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.